Ciao a tutti, sono Andrea Torre e oggi in questo video vi parlerò della storia del diritto di voto nel nostro paese. Nel 1861, cioè nell'anno dell'unificazione del Regno d'Italia, il diritto di voto era previsto per tutti i cittadini maschi, con età superiore ai 25 anni, appartenenti ad un'elevata classe sociale. Nel 1881, esattamente 20 anni dopo, il diritto venne esteso a tutti i cittadini maschi con età superiore ai 21 anni, appartenenti anche alla classe medio-borghese. Nel 1912, su proposta di Giovanni Giolitti, il Parlamento approvò il diritto di voto per tutti i cittadini maschi con età superiore ai 21 anni che avessero superato brillantemente l'esame elementare e a tutti i cittadini maschi con età superiore ai 30 anni, indipendentemente dal loro grado di istruzione. Nel 1918 abbiamo il primo voto per suffragio universale maschile. Infatti si possono recare alle urne tutti i cittadini maschi con età superiore ai 21 anni e tutti i cittadini maschi che avessero combattuto la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 abbiamo un evento storico, una data storica, infatti il 2 giugno gli italiani vengono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia. Vince la Repubblica, ma il 2 giugno è una data storica perché si recano alle urne sia uomini che donne. Oggi possono votare tutti i cittadini con età superiore ai 18 anni, tranne per il Senato della Repubblica, che l'età richiesta è quella di 25 anni. Il voto è segreto, personale, uguale e libero. Tutti i cittadini possono esercitarlo ed è un dovere civico. Ciao a tutti e rimanete sempre aggiornati seguendoci sui vari social.